Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questa nuova serie sul nostro canale Horizon Rise. Perché ho deciso di fare questa serie e soprattutto perché decido di parlare in italiano, prima di tutto perché è la mia lingua madre e quindi mi riesce meglio. Seconda cosa, mi sembrava abbastanza interessante raccontarvi settimana dopo settimana le notizie più importanti, o comunque quello che è successo di importante in Giappone. Logicamente ogni settimana sarà diversa, quindi ci saranno settimane in cui ci saranno un sacco di news, mentre altre settimane saranno un po' più povere e quindi il video magari non sarà lungo allo stesso modo. Però divertiamoci insieme, anche perché questa serie sarà anche abbastanza leggera, è solo per divertirsi, niente di complicato e niente di sofisticato. Quindi non aspettatevi una sorta di telegiornale o cosa del genere. Diciamo solamente che è interessante sapere quello che succede nel Sollevante mentre voi siete a casa vostra e io invece ci vivo. Prima di cominciare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella delle notifiche e seguirci sui nostri social media. Non andrò data per data, quindi non sarà una serie a livello cronologico, ma una cosa molto random. L'importante è che queste news che io vi racconto sono racchiuse nella settimana in questione. Sarà sempre da sabato a sabato. Cominciamo con uno degli eventi più importanti di questa settimana. Se avete seguito, perché penso che ogni televisione del mondo ne abbia parlato, c'è stata durante questa settimana la celebrazione ufficiale del nuovo imperatore e della nuova imperatrice del Giappone. Naruhito e sua moglie Masako sono ufficialmente diventati imperatore e imperatrice del Giappone in questi giorni. Diciamo subito che Naruhito è il 126esimo imperatore del Giappone e molti esponenti della monarchia mondiale sono stati invitati a questa cerimonia ufficiale. Tutte le TV giapponesi hanno seguito questo evento, erano tutte sintonizzate, tutte live, perché alla fine di monarchia si tratta, e devo dire che la cerimonia è stata bellissima, soprattutto quando Shinzo Abe, il primo ministro giapponese, ha dovuto dire per 3 volte, come è da tradizione, Banzai, che è una sorta di evviva, evviva! E quindi è stata molto, molto intensa, molto silenziosa come cerimonia, ma molto sentita anche da tutto il popolo giapponese. E l'imperatore e l'imperatrice avevano dei vestiti sfarzosissimi, bellissimi, coloratissimi, soprattutto l'imperatrice, che devo dire aveva un kimono, penso fosse più di 10 strati, quindi veramente una cerimonia molto molto importante. Da oggi in poi possiamo dire che Akihito, che è l'imperatore precedente, e sua moglie Michiko non sono più ufficialmente l'imperatore e l'imperatrice del Giappone e hanno lasciato spazio al figlio, quindi Naruhito, e sua moglie Masako. Ora invece passiamo ad una notizia un po' triste. Sapete che in queste settimane ci sono stati un sacco di tifoni e un sacco di pioggia battente in Giappone. Devo dire la verità che quest'anno i tifoni stanno continuando ad arrivare nonostante la stagione dei tifoni dovrebbe già essersi conclusa da un bel po'. Non questa settimana, ma la settimana precedente, più precisamente domenica 13 ottobre, passò per le coste del Giappone, di quasi tutto il Giappone direi, con una forza immensa e devastante, il tifone Hagibis, che ha portato non solo venti di una certa portata, ma anche tanta tanta pioggia. Un sacco di zone sono state allagate, come ad esempio la prefettura di Mie o quella di Nagano, tanto per citarvene due, così come anche altre zone di Tokyo stessa che hanno subito un grande, grande danno. Per non parlare, ultima ma non meno importante, logicamente, la prefettura di Chiba, che è anche una connessione molto importante con il centro città di Tokyo, perché forse non lo saprete, ma in questa prefettura trovate anche l'aeroporto di Narita e quindi ci furono un sacco di problemi anche con le connessioni che riguardavano Narita Kuko, che è quindi l'aeroporto di Narita, e il centro della città. Ecco, dovete sapere che dopo il tifone Hagibis, che ripeto ha creato un sacco di problemi, sono arrivate altre piogge molto intense, specie 2 giorni fa, ecco, se non erro, anzi un giorno fa, ma voi vedrete il video il giorno dopo, quindi diciamo 2 giorni fa. Queste piogge si sono concentrate maggiormente nel Kanto, quindi è la zona proprio di Tokyo e dintorni, e anche in queste ultime ore si stanno contando i morti, i feriti o comunque i dispersi.
È una situazione abbastanza allarmante e disastrosa qui in Giappone in queste ultime settimane. Quindi, se dovete progettare il vostro viaggio nella Terra del Sol Levante, ricordatevi che non sempre le stagioni di pioggia o di tifone sono ben definite. A volte possono cambiare, possono arrivare dopo, possono arrivare prima. Quindi mettete sempre in conto che qualora decideste di viaggiare in queste specifiche stagioni, sapete a cosa andate incontro. Anche a livello di danni, come non parlo solo di danni per i trasporti, ma anche danni per quanto riguarda l'alimentazione, c'è stato veramente un caos totale. Una delle fotografie più impressionanti di queste settimane sono proprio i Shinkansen di Nagano parcheggiati, mettiamola così, in stazione quasi totalmente allagati. E quello è stato uno dei danni più ingenti, si parla già di 30 miliardi di yen andati perduti, quindi voglio dire, non è una situazione semplice qui. In questi giorni, ragazzi, però, c'è anche stata la prima nevicata sul Fuji e qui in Giappone l'attendono in parecchi perché è il primo segno magari anche di inverno, eccetera, eccetera, ma quest'anno è arrivata in anticipo di una ventina di giorni, se non di un mesetto circa, non so. Però ho guardato alla TV e dicevano appunto che questa nevicata è stata abbastanza sorprendente perché non si aspettavano che il Fuji potesse essere innevato già da questi giorni. Comunque molto molto bella l'immagine del Fuji pieno di neve, il classico simbolo nipponico, e devo dire, non so se voi siete mai stati a scalare il Monte Fuji o comunque sotto al Monte Fuji, vicino ai cinque grandi laghi che lo circondano, però è uno spettacolo indimenticabile, quindi io vi do un consiglio, assolutamente andate a visitare questo luogo che è mozzafiato, devo dire. Ma parliamo di sport, perché sfortunatamente questa settimana la squadra nazionale di rugby ha perso. Come sapete, qui in questo periodo ci sono i mondiali di rugby e devo dire che il Giappone ha lasciato tutti col fiato sospeso, ma ha sorpreso anche i giapponesi stessi perché sono riusciti ad arrivare ai quarti di finale ed è stata la prima e unica volta che il Giappone è riuscito a raggiungere questo fantastico traguardo. Quindi grande Giappone, però sfortunatamente la corsa verso la finale si è interrotta nel momento in cui il Giappone si è scontrato con il Sudafrica. Hanno perso, ma devo anche sottolineare questo rapporto che c'è tra le due squadre, soprattutto a fine partita, quando mentre i giapponesi si erano commossi e erano veramente dispiaciuti, i giocatori sudafricani sono stati vicino a loro, li hanno abbracciati e quindi devo dire è stato anche un bel momento sportivo. Purtroppo hanno perso e quindi alla prossima. Rimanendo sempre in tema di sport, parliamo delle Olimpiadi, ragazzi. Ovviamente sapete che l'anno prossimo, nel 2020, Tokyo ospiterà le Olimpiadi. Voi direte: dov'è il problema? Dov'è la fregatura? Il problema è il caldo asfissiante. A Tokyo d'estate si muore di caldo, c'è un'afa assurda, un'umidità assurda e quindi voi mi chiederete ancora in questo momento, quindi dov'è il problema? Il problema è la maratona. La maratona, come tutti voi sapete, sono più di 40 km da correre senza fermarsi e ovviamente il più veloce degli atleti vince. Solo che conciliamo la maratona con il caldo impossibile giapponese, cosa abbastanza infattibile. Quindi ci sono state delle proposte per poter spostare la maratona a Sapporo, in Hokkaido, e quindi si vuole far di tutto pur di spostare la maratona in un luogo più vivibile e più percorribile a livello di fiato e resistenza. Diciamo che il Comitato Internazionale Olimpico ha preso questa decisione: spostiamola a Sapporo onde evitare un sacco di morti viventi. Invece che essere una maratona, potrebbe diventare la maratona di Halloween a luglio o ad agosto. Quindi hanno preferito spostarla, però il sindaco di Tokyo, Koike Yuriko, è inferocita, è imbestialita perché lei non sopporta questa decisione, anzi ci va contro in ogni maniera possibile. Anzi, pensate bene, tenetevi forte perché quello che sto per dirvi forse vi farà ridere, ma lei ha detto no,
Non bisogna spostarla a Sapporo, resta a Tokyo perché le Olimpiadi sono di Tokyo. E quindi, qual è la soluzione di Koike Yuriko? È di far partire la maratona alle 5 della mattina. Oppure il sindaco di Tokyo ha detto: ma se non volete farla partire alle 5 della mattina, fatela partire alle 3 della mattina. Io non ho parole, perché io mi metto anche nei panni degli atleti e penso che fare 40 km con un'umidità del genere deve essere alquanto rischiosa. Quindi, Koike Yuriko-san, forse è meglio che veramente la sposti a Sapporo, che è una città dove si respira meglio, soprattutto d'estate, anche se, apro parentesi e la chiudo immediatamente, vorrei ricordarvi che quest'anno ad agosto anche Sapporo è arrivata a 40 gradi. Quindi non so, potrebbe succedere ancora, potrebbe non succedere, chi lo sa, ma sicuramente Sapporo è la città migliore per poter fare una maratona durante un caldo infernale come quello di Tokyo. Ovviamente, vivendo in Giappone, è possibile non parlare di anime o di manga? No, forse non lo sapete, ma sono in programma nel 2020 due film dedicati a Sailor Moon, precisamente alla quarta stagione. Sarà sempre in versione Sailor Moon Crystal, ma la chiamano Sailor Moon Eternal. Per chi non avesse seguito la quarta stagione, dai, insomma, è quella con Pegasus, è quella col cavallo alato che c'è anche Kibiusa, che in giapponese si dice Chibiusa. Vi posso già dire la data del primo film di Sailor Moon che uscirà nel 2020, però nelle sale giapponesi. Non so se finirà anche nelle altre sale cinematografiche mondiali, però io vi posso intanto dire la data per quanto riguarda il Giappone, ovvero l'11 settembre 2020. Questa è la data del primo film. Voi andrete a vederlo? Io sicuro. Ci mancherebbe altro, non vedo l'ora, assolutamente. È stata rivelata questa settimana la data da parte della Toei, che è appunto la Toei Animation, che è la casa produttrice di animazione giapponese, una tra le più famose, diciamo, qui a Tokyo, e staremo a vedere. Io andrò a vedere il film, voi andrete a vederlo? Chi lo sa. Rimaniamo in tema anime, però dobbiamo tornare tristi, perché proprio questa settimana è venuto a mancare uno dei mangaka più famosi qui in Giappone e che, diciamo a noi italiani, ha dato grandi soddisfazioni e grandi emozioni. Sto parlando di Asuma Hideo, che all'età di 69 anni si è spento qui in Giappone. Per chi non lo sapesse, Asuma Hideo, vi do due titoli principali che sicuramente voi italiani conoscerete. Non so se in altri paesi hanno visto questi due anime di cui sto per parlarvi, però magari metterò la traduzione qui sotto con i titoli in inglese, ecco. Lui è il mangaka di Pollon e è il mangaka di Nana Supergirl. Non vi canto le canzoni perché probabilmente ci sarebbe un problema di copyright, però voi mi avete capito, sicuramente. Asuma-san, arigato gozaimashita. Finiamo in bellezza parlando sempre di anime. Vi dico che in questi giorni è stato il compleanno di Nozawa Masako, la grande e inimitabile voce di Goku qui in Giappone. Ha compiuto ben 83 anni. Tantissimi auguri! Bene ragazzi, per questo video è tutto. Io spero che questa idea vi sia piaciuta e se vi piace l'idea, appunto, spolliciate, mettete un pollice in su e ci vediamo la prossima settimana con altre news, speriamo più belle che brutte. Vi terrò aggiornati su quanto detto finora, se ci sono delle grandissime novità. Ciao a tutti da Horizon Rise e iscrivetevi al nostro canale. Bye bye. Ciao.